con voi per realizzare. È partita la registrazione. Professore, prego. Cioè, ritornerò con voi per realizzare qualcosa di più grosso. Cioè, più grosso intendo di portare la mia storiografia a livello prima regionale tutta e poi addirittura nazionale. Perché? Perché, come ho spiegato nelle altre volte, noi fino a oggi non contiamo niente in nessun campo. Cioè noi rispetto al resto della nazione non ci siamo. Togliamocelo dalla testa. È inutile che continuiamo a dire ma io c'ho i giganti di Montebrano. Bellissimi, per carità, sono cabrarese. Io c'ho i nuraghi, benissimo. Io c'ho la lingua, benissimo. Devo che sono sul sardo. Ci abbiamo le musiche. Al resto della nazione non gliene importa nulla. Il che vuol dire che questo indifferenza nei confronti nostri si riflette nel fatto che non contiamo politicamente, cioè non abbiamo nessuno al governo, il che vuol dire che loro ci comandano come vogliono, per loro intendo il resto della nazione. Ditemi di no, non è che io dico le cose, andate a vedere al governo quanti sono i sardi che contano al governo, non ce ne manca uno. Possibile? Siamo 1.600.000, ci sono i siciliani, ci sono i calabresi, ci sono i e non ci sono i sardi. Perché evidentemente quando si forma il governo la Sardegna non è considerata. Non è considerata a livello culturale. Culturale vuol dire, culturale non è una questione solamente di scuola, culturale vuol dire tutto. Culturalmente noi non siamo assolutamente considerati. Io vorrei sapere chi è il continentale che conosce la nostra civiltà. Perché? Perché non siamo nei libri, non siamo in televisione. In televisione qualche volta parlano al massimo di nuraghi, ma come edifici, non come importanza storica. Qualche volta, Cioè, come se fossimo, cosa posso dire, le statue dell'isola di Pasqua, no? Quelle cose, uguale, ci considerano un po' degli indigeni, un po' così. Poi, non parliamo socialmente, la Sardegna è considerata come le Hawaii da parte degli Stati Uniti. È la cinquantesima stella degli Stati Uniti, le Hawaii, ma ci vanno a fare i bagni, non è che li considerano statunitensi davvero, cioè come quelli dell'Ohio, della Massachusetts, della Virginia, del Texas. Sì, sono belli, sono americani anche loro, ma sono lontani, considerati una base navale strategica nel Pacifico. E così un po' la Sardegna. La Sardegna è considerata socialmente una bella appendice per venire d'estate, d'inverno no. E poi soprattutto per poterci mettere tutte le porcherie del mondo. Cioè dalla Florsit alla Saras, alla ci mettono di tutto e di più. Abbiamo perfino a cosa Villa Cidro la fabbrica delle bombe. Insomma, ci abbiamo di tutto. Abbiamo un po' lo scarico, diciamo. Poi fra poco vedrete che ci daranno anche le scorie nucleari. Allora, questa è la situazione. O noi sardi ci convinciamo che bisogna uscire fuori da questa impasse, oppure noi saremo sempre fra 100 anni, dopo la mia morte e anche la vostra morte, perché si muore tutti, sarà allo stesso punto. E voi mi dite, allora che fa Casula? Beh, Casula ha trovato una maniera per fregare i continentali. Dire, guardate, che la pentola che è tutta la storia, ma tutta la storia è sarda. E io ve la dimostrerò oggi, se Eleonora mi aiuta, con tutti i documenti che parlano solo di Sardegna, ma pur avendo tutti i documenti che parlano solo di Sardegna come pentola dentro la quale c'è tutto, tutto vuol dire che c'è Mattarella, c'è Salvini, prima c'era Benito Mussolini, poi c'era Umberto I, poi c'era, cioè tutta la pentola dove c'è tutto è sarda. Cioè senza questa pentola loro non c'erano, non ci sarebbero stati. Quindi mi sembra giusto da parte
se noi ci prendiamo coscienza di questa potenzialità, mi sembra giusto che dal continente ci sia una considerazione diversa e che a scuola si studi questo. Molto semplice, che l'Italia attuale, cioè lo Stato attuale, non la penisola, lo Stato attuale, nasce dalla Sardegna e che senza la Sardegna non c'era lo Stato attuale. Cioè che noi siamo tutto, siamo i genitori dell'Italia moderna. Se ci prendiamo coscienza, una coscienza politica, tutti i sardi, 1.600.000, invece di accontentarsi delle briciole, cioè del chicco di grano, il sardo si accontenta di poco e poi diventiamo i primi della classe. E allora questo si riversa in tutto, una continuità territoriale economica, non più economica ma politica, il poter gestire il nostro territorio, il poter avere una regione che è veramente autonoma e non dipendente dal governo centrale, eccetera. Non so se mi sono spiegato. Quindi il mio discorso, grazie a voi che siete purtroppo pochi, che portate avanti e mi permettete di dirlo, il mio discorso non è storico. Quindi anche leggendo il titolo di oggi, la Sardegna nei documenti d'archivio, uno dice ma sì, che cosa, roba vecchia, roba che non ci interessa. No, il documento dico, voglio dimostrare che senza la Sardegna non c'era l'Italia e che l'Italia ci deve tutto. Quindi rispetto alle 20 o 21 regioni cosiddette italiane, sarde, rispetto alle 21, noi siamo la più importante. Se io riesco in questo intento attraverso voi oggi, ma domani attraverso la regione, perché pare che Solinas mi ascolti e sia intenzionato a portare avanti questo discorso, che è un discorso che ribalta, cambia la testa a tutti i sardi, non a voi poverini che siete pochi, a tutti i sardi, ma a tutti i sardi, non quelli vecchi, cioè quelli che ormai sono compromessi. Compromessi vuol dire che hanno in testa l'idea che non contiamo niente, che va bene così, che si accontentano delle briciole che ci danno, ma tutti i bambini che un domani diventano il popolo della Sardegna. Quindi io tenterò di cambiare la testa ai bambini, se possibile anche quelli delle elementari, ma certamente quelli delle medie. Perché le medie? Perché le medie si comincia a introdurre nella testa le cose che si vuole che imparino. Ricordatevi che in storia, ma in tutto, se tu insegni A, imparano A, se insegni B, imparano B. E nei programmi nazionali si dice, state attenti che l'Italia vuol dire la penisola. Quindi voi sardi che non siete della penisola, siete esclusi e dovete imparare quello che noi della penisola vogliamo che voi impariate. Che impariate la storia politica, la storia militare, la battaglia di Legnano, Alberto da Giussano, di Salvini, Giovanni delle Bande Nere, cosa ti posso dire? Posso citare tutta la storia, insomma. Oppure, per esempio, la letteratura sarda, manco sanno che cos'è, al massimo sanno della nostra Deledda, magari. Grazia Deledda, della nostra Grazia Deledda, che poi tra l'altro è sarda per modo di dire, perché scrive in italiano a Roma, di una Sardegna un po' strana. Vabbè, però non mi interessa. Al massimo, cioè di questa cosa qui, ma di sardo, di letteratura niente, non sanno niente delle nostre poesie, che sono anche bellissime tra l'altro. Io leggo le poesie italiane molto belle, per carità, non dico niente, ma le poesie sarde, quelle vere, non quelle, sono bellissime, di una bellezza incredibile. Le nostre musiche, voglio dire, tutta la nostra cultura e la nostra civiltà.
Quindi, tornando a Bomba, la mia perorazione non è una storia, per storia intendo tutto, No, quando dico storia non intendo solamente le battaglie, intendo la letteratura, intendo la storia dell'arte, intendo la linguistica, intendo tutto. Per storia si intende tutto quello che è il passato dell'uomo, tutto. Quindi lo tiro su. Lo tiro su per poter svegliare, ma non ci riuscirò, quelli che sono addormentati. Io ho fatto tanti anni fa, non ricordate, una specie di favola, di novella, di non so come spiegarla, un apologo, chiamiamolo così, che è stato pubblicato dall'Unione Sarda. E c'è, e voi non lo ricordate, eravate tanti anni fa, è pubblicato tutto, è che è molto grande, un paginone grande, è un apologo, Sarsogna, un'isola dove si dorme e si sogna, dove raccontavo che in Sardegna, Sarsogna è la Sardegna, dove si dorme e si sogna. Si sogna qualcosa che non esiste, cioè che siamo bravi, che siamo belli, Quella sembra quella cosa scabrarese, bella gesesbella, bella e graziosa, ti sei fatta sposa, ma non ti goias mai. Lo conosci, no? Non la conosci? È una canzone cabrarese. E così è la Sardegna, sogna. E dicevo, perché? Cosa c'è che fa sognare, fa dormire e sognare i sardi? E allora avevo inventato il fatto che in Sardegna si beve acqua alluada. Sapete cosa vuol dire? Sapete, cinese e te salue. No. Psst. L'euforbia è quello che si buttava in mare per far addormentare i pesci. Ai miei tempi si usava, no? Sia nello stagno che nel mare vivo, si prendeva questa salue e si buttava in mare e i pesci si addormentavano. E qui in Sardegna l'acqua è inquinata dalla lue, per cui i sardi, secondo me, ancora oggi dormono tutti. Siamo un popolo dormiente. Io cerco di svegliarlo, perché qualcuno è anche sveglio e poi si scopre che magari beve acqua minerale e non sa quale uada. Cioè, voglio dire che ci sono delle intelligenze, ma sono poche. Siamo un popolo culturalmente molto, molto addormentato. Quindi ci abbiamo bisogno. Quindi il mio discorso è questo. Allora, oggi, se Leonora o chi è che manovra la fa, ci fa vedere, vi mostrerò una cosa. Guardate che fino al 1861, quando imbrogliando la storia e facendo una cosa che in scienze non si fa, cioè in scienze vuol dire scio, vuol dire sapere. No, ancora no, non entrate, ancora no. Tornate indietro, ancora no. In scienze non si fa, è quello di imbrogliare, cioè imbrogliare vuol dire in scienze 2 più 2 fa 4, ma non per gli italiani, fa 4 per i tedeschi, fa 4 per i giapponesi, fa 4 per gli americani, fa 4 per gli americani. Scienze è quello. Allora, scientificamente, io vi faccio vedere come stanno le cose. Certo, se poi gli italiani, italiani intendo i continentali, vogliono imbrogliare e 2 più 2 fa 5, 6, imbrogliano. E la cosa non mi interesserebbe se non si riflettesse su di me. Cioè, voi sardi che siete stupidi, imparate quello che io, intelligente, vi frego e vi faccio imparare. Cioè, cosa vi faccio imparare? Che la storia è quella del continente italiano, dagli Etruschi agli Romani, ai Bizantini, ai Normanni, alle Repubbliche Marinare, ai Ducati di Milano, al Regno delle Due Sicilie, cioè quello lì. Ma non solo che Dante è italiano, che Michelangelo è italiano, che Giuseppe Verdi è italiano, quindi tutte le gamme culturali possibili, voi sardi imbecilli, di Fonni, di Cavras, di Berchidda e di Tortolì, imparate quello che io voglio, in modo che voi fessi sappiate nella testa che tutto quanto vi viene dal continente italiano e che voi dovete imparare e fare
quello che noi vogliamo che voi facciate. Questa è la storia, è chiaro? Sì, professore, la stiamo seguendo. Allora, chiaramente, infatti, lei ha detto durante tutte queste, in questi incontri, ci ha parlato di quanto è stata svalutata la storia sarda e la rilevanza del costituirsi Stato fino, diciamo, dal 1300, aiutami Eleonora la data precisa, o a un professore. 1324. Ok, 1324. Da lì, diciamo, il formarsi di uno Stato che poi ha avuto delle modifiche, degli ampliamenti, delle modifiche in itinere, e ha perso riconoscimento. Vero, professore? Completamente perso riconoscimento. Brunella, questo è il trucco. Cioè, lo Stato non è riconosciuto. Non è riconosciuto. Badate bene, io ho fatto, rappresento nel panorama mondiale, dove la storia si studia dappertutto, dalla Cina agli Stati Uniti, tutti studiano storia, ma tutti studiano il minestrone. Ci siete? Ogni tanto sparite. Continuo. C'è stato un blackout della linea, purtroppo. Quindi, sto dicendo, in tutta la storia mondiale, quindi tutti parlano del minestrone, cioè per minestrone intendo la storia interna dello Stato. Per esempio, ci sono le scuole, tutte le scuole, le scuole del 1800 si chiamano le scuole evenemenziali. Le scuole evenemenziali, che ancora oggi valgono, sono quelle che tirano fuori dal passato dell'uomo tutti gli avvenimenti grandi, cioè battaglie, personaggi, Napoleone Bonaparte, Giulio Cesare, cosa posso dire? Grandi personaggi o grandi battaglie, grandi cose, gli avvenimenti si chiamano scuole evenemenziali. Quindi le prendiamo, purtroppo tutti i miei colleghi le usano, le mettiamo da parte. Oppure può essere una scuola che viene su dal periodo marxista, la scuola marxista, prende dal passato tutti gli avvenimenti che sono rivoluzionari, perché i marxisti, voi sapete, le scuole di sinistra pensano all'uomo, alle masse, alle rivoluzioni, ai suoi movimenti, alle cose. Quindi sono le scuole marxiste, sono scuole che parlano delle grandi rivoluzioni dell'uomo. Guardate bene, buone, eh? Non è che dico che siano cattive. Oppure, purtroppo, è oggi ancora in atto tra i miei colleghi, la scuola di Les Annales, la scuola francese che è del Marc Bloch, uno che è stato anche ammazzato dai nazisti, uno storico, il quale, che è francese, per carità, sa tutto sulla Francia, e ha fatto una scuola che dice: io so tutto alle battaglie, so tutti gli avvenimenti della Francia, adesso studiamo come viveva l'uomo. Quindi l'uomo indifferente in tutto il corpo, come viveva, cioè chi viveva così, chi viveva cos'ha, come le donne si vestivano, come si lavavano, come si mangiava, come si viveva. Si chiama la scuola dell'Les Annales, che i miei colleghi cretini lo applicano all'Italia, come se nel 1700, 600, 500, 400 l'Italia fosse tutt'uno, e che parlare dell'uomo del Ducato di Milano o l'uomo del Regno di Sicilia o del Regno di Trinacria, come si chiamava allora, fosse la stessa cosa, perché abitavano tutti e due in Italia, nella penisola italiana. Assurdo. Perché allora io invece ho introdotto una storiografia che rimarrà anche dopo la mia morte, perché è una filosofia che secondo me batte tutte quelle scuole che vi ho detto, tutte. Quella che tu hai citato, la dottrina della statualità, che dice, attenzione tra virgolette, quindi dovete scriverla, perché un giorno direte: io ho sentito per la prima volta la dottrina della statualità
in filosofia, cioè che tutte le storie al mondo, tutte, devono essere inserite nello stato che le ha prodotte. Tutte, tutte, dico tutte, dagli egiziani ad oggi. Guardate che sembra una frase da nulla, ma una frase che sconvolge, perché voi rimettete il passato, ogni passato, dentro lo stato che l'ha prodotto. Questa è la mia filosofia. Guardate che rimarrà rimarrà anche dopo la mia morte. Prima o poi entra, perché è l'unica dottrina che può essere applicata in tutto il mondo. Se avete capito questo, quindi tutte le storie al mondo, tutte, per storie intendo letteratura, arte, tutte, devono essere inserite dentro lo Stato che le ha prodotte. Voi dite, beh, provate a applicare questa dottrina ai casi pratici. Qual è lo Stato che ha prodotto la storia che chiamano italiana? Allora, quando è nato, dove è nato e qual è la storia dello Stato che ha prodotto la storia fino a Mattarella? Capito? Applicato diventa una bomba. Brunella, è quindi, chiaro? Quindi, professore, partiamo praticamente dalla Costituzione del Regno di Sardegna. Sì, poi arriviamo. Questo, ma prima di tutto capite tutte le storie. È semplice, sembra una frase da nulla. È una frase sconvolgente. Tutte le storie al mondo, tutte. Quindi anche quella degli Stati Uniti, quella del Giappone, devono inserite dentro lo Stato che le ha prodotte. Non potete farlo fuori. Se avete capito questo, applichiamo al nostro Stato e si va, come dice Leonora, al 19 giugno 1324, quando in un colle di Cagliaritano a Bonaria, c'è il documento, non è che lo dice Casula, nasce uno Stato. Poi il problema è che noi, nella nostra ignoranza da grandi, io per primo ho imparato così, adesso no, non più, noi chiamiamo Regno di Sardegna, ma non ha importanza la parola Regno di Sardegna. I nomi, Brunella, Eleonora, Sara, quello che volete, sono tutti nomi che individuano la persona che li porta o lo Stato che li porta. È indicativo, il nome è indicativo, non ha importanza. Cioè, voi potete cambiare il nome anche abusivamente, come succede col Regno d'Italia e la Repubblica Italiana, cambiare il nome, ma non è che cambi la persona. Cioè, se Eleonora va in tribunale e dice a me non mi piace più quello che mi ha messo mia mamma, per ragioni sue, vuole cambiare con un altro nome, con Caterina, va e cambia il nome, ma mica cambia la sua personalità, o no? Cioè, se sei cattiva, rimani cattiva come Eleonora e come Caterina, se sei buona altrettanto, se sei onesta altrettanto, se sei disonesta altrettanto. Anche perché nasce come Regno di Sardegna e Corsica, vero professore? Ma non ha importanza come si chiama. No. I nomi, ripeto, sono indicativi di una cosa. È la cosa importante, non il nome. Il nome è indicativo. Tant'è vero che il nome si chiama attributo di personalità dello Stato. Cioè, qual è l'attributo cioè, di una cosa, attributo di personalità dello Stato. E gli attributi di personalità dello Stato sono parecchi. Il nome, il titolo, cioè se è repubblica o regno, se è sultanato, se è giudicato, anche se secondo me la parola giudicato viene usata sbagliata. Non è scientificamente sbagliato, ma è politicamente sbagliato, perché diamo l'impressione che qui c'erano dei giudici, che eravamo tutti delinquenti e ci giudicavano i giudici. Quindi regni, repubbliche, ma
tutti i nomi, tutti i titoli degli Stati, possa essere Repubblica, Regno, Sultanato, Giudicato, Emirato, Principato, Granducato, Principato di Monaco, il Granducato di Toscana di una volta e adesso di Lussemburgo. Quindi i titoli, oppure il nome, Lussemburgo, il Granducato di Lussemburgo, il nome Lussemburgo, oppure il Sultanato di Oman, per dire, quelli sono tutti titoli allo Stato. A noi ci interessa lo Stato, poi come si chiami non mi interessa più, perché la pentola è sempre quella. Se non cambi la pentola, e la pentola si può cambiare solo se viene distrutto uno Stato e viene assorbito, come è stato la DDR, vi ricordate la DDR tedesca, cioè la Repubblica Democratica Tedesca, che è stata abolita e assorbita dalla Repubblica Federale Tedesca attuale. Quindi è morto uno Stato perché è stato incamerato da un altro Stato, oppure si dice per debellatio, cioè uno Stato viene occupato, distrutto perché viene incamerato. Quello è stato durante il Risorgimento. Durante il Risorgimento il Regno di Sardegna, che è il nome della pentola, ha assorbito i sei stati preunitari e li ha distrutti tutti e non ha lasciato nulla in piedi. I sei stati è il Regno Lombardo-Veneto, il Ducato di Parma e Piacenza, di Modena e Reggio, dello Stato Pontificio e il Regno delle Due Sicilie, i sei stati. Se li hai mangiati tutti, il Regno di Sardegna se li hai tutti mangiati, attenzione, e qui è il trucco. Dei sei stati, il Regno di Sardegna, prima ancora che cambi il nome il Regno d'Italia, il Regno di Sardegna cosa ha fatto? È abolito tutto dello Stato, le divise, le bandiere, le armi, tutto. Ha fatto fuori tutto. Si chiama la governance, la posta, i francobolli, le monete, tutto, ha fatto fuori tutto. Cioè non è rimasto degli stati preunitari nulla, chiaro? Invece furbo, cosa ha fatto? Cosa si è tenuto degli stati preunitari? Non lo sapete? Si è tenuto tutta la cultura e dice la cultura del Regno Lombardo-Veneto è mia. Quindi si è introdotto, quindi tutta la poesia, la musica, l'arte, la letteratura, è tutto nostra. Al Granducato di Toscana è mio, quindi Dante è mio, Michelangelo è mio, Leonardo da Vinci è mio, si è tenuto tutta la cultura, e così degli altri, si è preso tutta la cultura e l'ha fatta propria del Regno di Sardegna, ma solamente alla fine, cioè nel 1860. Nel 61 viene cambiato il nome allo Stato, abusivamente, badate bene, abusivamente. Cosa vuol dire abusivamente? Non c'è nessuna legge che lo dice. Io ho guardato tutte le leggi del Parlamento, non ne parla. Ho guardato lo Statuto Albertino cosiddetto, che invece si chiama lo Statuto del Regno di Sardegna. Lo Statuto dell'Albertino, badate che è durato fino al 1948, cioè fino alla Costituzione italiana che lo ha assorbito. Lo Statuto Albertino, attenzione, è una legge otriata. Ricordate questo nome, otriata. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire che una legge può essere cambiata solo dal re. E il re poteva cambiarla. Il re era Vittorio Emanuele II nel 1860, poteva cambiarle e dire e da questo momento lo Stato di cui io sono il rappresentante, sono il re, si chiamerà Regno d'Italia. E io non avrei detto nulla. No, lui non ha cambiato un bel niente. Vittorio Emanuele II, secondo era di Sardegna e secondo è rimasto di Sardegna. È vero che c'è, che il Parlamento ha deciso
che lui fra i titoli, badate, titoli, non cosa reale, viene chiamato re d'Italia. Ma non è che l'Italia diventa regno. Non so se mi spiego. Vittorio Emanuele II è l'ultimo re vero, Vittorio Emanuele III, è terzo di Sardegna. Capito? Sì. Cioè, l'unica cosa, quando si è, l'unica cosa che si è tenuta è la pentola che ancora oggi è sarda e tutto quello che c'era degli stati preunitari di cultura. Tutto. E l'ha fatto proprio. Per cui diciamo, Dante è italiano. Italiano perché? Scusate, Dante era di uno stato, era prodotto da uno stato chiamato prima Repubblica di Firenze e poi Granducato di Toscana. Tant'è vero che quando dalla pentola Dante viene buttato fuori perché era ribelle, Dante va in esilio, va a Ravenna, va a Verona, prima a Verona, poi a Ravenna. Era in esilio. Se Dante fosse italiano, in Italia era, ma Italia geografica, non Italia Stato. E muore al confine, muore, scusate, in esilio. Mi avete capito? Sì, sì, professore. Dire che lei si fa forte di quelli che sono gli aspetti del diritto che in effetti supportano la sua teoria. Certo, il diritto costituzionale. Sì, perché come diceva appunto, se Vittorio Emanuele III ha modificato, tra virgolette, abusivamente il nome ad un regno, non è che questo regno scompare, non è che questa entità scompare, questa entità rimane, viene soltanto in itinere modificato in forma otriata, come diceva lei, e quindi non votata da una sovranità, tra l'altro. Facciamo un esempio. Se nel 1944 avesse vinto la Repubblica Sociale Italiana di Mussolini, lo Stato si sarebbe chiamato Repubblica Sociale Italiana, ma sarebbe stato uguale. Certo. Ha vinto il regno perché c'erano gli americani dietro le spalle, ha vinto il regno e ha continuato a essere il Regno d'Italia fino al 2 giugno del 46, quando con una Costituzione, con i voti, il referendum, è stato cambiato in Repubblica Italiana, ma la pentola è sempre quella. Quindi adesso cosa faccio? Perché il tempo passa e fra poco c'è una partita. Vi faccio vedere rapidamente dei documenti. E voi dite, ma come? Con tutta questa documentazione è possibile che nel continente gli storici non la vedano? Non la vedono, perché si vergognano di nascere dall'Italia. Me l'hanno detto chiaramente, sono i natali umili, perché nascere dalla Sardegna, che è considerato terra di banditi, di pecore e di pastori, è possibile che nasca l'Italia, che c'ha Dante, che, ripeto, l'Italia geografica. Possibile, possibile. È un imbroglio. Guardate adesso la documentazione e dite, ma è possibile che non la vedano? Non la vedo. Dai, forza, avanti. Ecco, questi, se voi guardate, nessun italiano lo saprà mai, sono tutti i capi dello Stato italiano. Questo non è che è uno, Giacomo I, secondo di Aragona, è primo dello Stato chiamato Regno di Sardegna. E questi sono le casate, i capi dello Stato, vai avanti. Quindi ci sono la casata dei Conti, Trastamare, sono tutti sempre dello Stato attuale, cioè quel Borgone di Spagna, vai avanti, questo è il periodo monarchico, vai avanti, sono tutti i capi dello Stato, cioè quelli che precedono Mattarella, perché questi sono quelli della Casata Savoia e questi diventano i presidenti della Repubblica, che non è che la Repubblica cambia lo Stato, ma manco per niente, sono semplicemente i presidenti, cioè i capi dello Stato in periodo repubblicano. Quindi chi è l'italiano che sa tutti questi capi, che sono 36 o 39, mi ricordo, 36 mi sembra,
i capi di Stato dello Stato di cui noi siamo cittadini? Nessuno. Adesso lo sapete solo voi e rimane tra di voi, perché manco i sardi lo sapranno, perché non lo vogliono sapere. L'ultimo è Mattarella, è sempre il capo dello stesso Stato, uguale, precedente. Va bene, vai avanti, metti le altre cose. Ecco, queste per esempio, questa carta geografica, chi la vede? Gli italiani non lo vedono. Regno di Sardegna e anche il Piemonte. Nel Piemonte, se è Regno di Sardegna, sono sardi. Scusa, quando diventa Regno d'Italia, diventiamo italiani, quando sono Regno di Sardegna non sono sardi, sono piemontesi. Ma come ti adesso questa cosa? È una storia rifatta come vogliono loro. Questa è una carta che parla chiaramente. Regno, mica l'ho fatta io, Regno di Sardegna, ma questa carta non la vedete mai. Avanti, non lo vedrete mai. Vai avanti. Ecco qua. Vedete, questa carta non l'ho fatta mica io. C'è scritto Regno di Sardegna? È sempre dell'epoca. Questi sono con i famosi sei stati occupati dal Regno di Sardegna, come erano stati della Chiesa, Granducato di Toscana, Ducato di Parma e Piacenza, eccetera. Vedete, Regno di Sardegna, mica l'ho scritta io. Però questa carta geografica a scuola non la vedrete mai. Non la vedete mai in televisione. Vai avanti. Ecco, questa è una carta straniera, mica l'ho scritto io. Età, vedete in francese, età sarde, lombarde, eccetera. Età, stati sardi, e quindi con i dentro i sardi. Voi dite, ma non sono sardi di Fondi? No, sono sardi istituzionali, come oggi sono italiano, anche se sono di Fondi. Quando mi cambia il nome in italiano, pretendi che io sia italiano, quando invece c'è il Regno di Sardegna o Stato Sardo, dite che sono piemontese. Avanti. Queste sono carte che non vedrete mai fuori. Ecco qua. Guardate per esempio questi libri. Sono libri. Itinerario generale degli stati di Sua Maestà Sarda. Notizie e statistiche dei regni sardi. Continua Brunello. Sono tutte libri del periodo preunitario. Ecco, questi sono gli stati che vengono occupati dal Regno di Sardegna, ve li ho già elencati: prima il Regno Lombardo-Veneto, il Granducato per gli stati della Chiesa, il Regno di Sicilia. Viene tutto occupato, quindi anche questi saranno sardi, siciliani e calabresi e pugliesi. Avanti. Queste carte qui non le vedrete mai. Questa è una carta tedesca, cioè credo austriaca, Kings of Sardegna, cioè Regno di Sardegna, Granducato di Toscana, eccetera. Ripeto, sono carte che non vedrete mai a scuola, mai, 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 mai. Avanti, forza, dai, che andiamo avanti. Ecco, guardate questo libro di geografia, notate la data, 1859 mi sembra, è prima del 1860. 1850. 50, benissimo. Guardate, questo è un libro che era delle scuole elementari e medie degli stati preunitari, sì. Cioè fatto a Firenze, quando Firenze era la capitale del Granducato di Toscana. Guardate cosa imparavano i bambini. Avanti. Imparavano, avanti. Dai, tira su. No. Imparavano, basta. Quali sono i principali fiumi della Sardegna? Quali sono? Il Po? No, prima, quali sono i principali fiumi della Sardegna? Sardegna? Della Sardegna, sì. Cosa sì. Dice? Il Po? Il Tanaro? Le due Sture? Sardegna, cioè... Sardegna e le Sture. Andate a dire a Salvini, che vanta tutta l'acqua del Po, che è un po' un fiume sardo. Tant'è vero, eccolo qua, io l'ho tagliato fuori. Quali sono i principali fiumi della Sardegna? Il Po, il Tanaro, le due Dore, la Stesia e le Sture. Vedete? Non lo vedete mai. Cioè, se non ci fosse stato il Risorgimento, chiamato Risorgimento che è una cretinata, cioè l'occupazione della Sardegna avrebbe occupato tutti gli stati, questo avrebbero studiato i bambini. Cioè che il Po
è un fiume sardo. Non l'ho scritto io, per carità. Ecco, questa è una carta che io ho trovato negli Stati Uniti, perché poi ho abitato un anno negli Stati Uniti, vedete, questo è il Piemonte, dove c'è scritto sopra Sardegna. Sardegna. Avanti. Continuiamo. Queste sono le stesse carte, avanti. Sono tante. Sono tutte, ma non le vedete mai. Ecco, anche questo. Regno di Sardegna, bellissima, avanti. Sono tante carte. Questa l'abbiamo già vista. Avanti. Guardate questa. Questa è 1859, cioè la seconda guerra cosiddetta di indipendenza, invece di conquista. Manifesto di Sua Maestà l'imperatore, imperatore non italiano, ma imperatore della Germania e dell'Austria, che dice, che ordina le armate di entrare nel regno di Sardegna, della Sardegna. Vedete? L'imperatore non dice di entrare nel Piemonte, nel regno della Sardegna. Questa, ripeto, è la ai miei popoli, eccetera, eccetera. Vai avanti. Ma questo, ripeto, questi documenti voi non li vedete mai più. Guardate quest'altra. Voi sapete che Carlo Alberto, Camillo Benso Conte di Cavour, che era il primo ministro, non è il primo ministro, diventa il capo del governo, di Vittorio Emanuele II, viene mandato in Francia a chiedere aiuto ai francesi contro gli austriaci del regno lombardo-veneto. L'imperatore, che era Napoleone III, furbo, dice: io ti do l'aiuto, però tu mi ridai Nizza e Savoia perché sono in territorio francese. Chi è che concede Nizza e Savoia? Esecuzione al trattato concluso tra la Sardegna e la Francia per la riunione della Savoia e del circondario di Nizza alla Francia. Quindi è la Sardegna che cede. E poi, se voi andate a leggere, poi ci sono tutte le cose, dove dice che i cittadini che sono sardi mantengono, anche se passano alla Francia, mantengono la nazionalità sarda. Avanti. Vai. Che passa il tempo. Eccolo. Avanti, è la stessa cosa. Ah, vai, cammina. Andiamo alle bandiere? Non lo so se parlo delle bandiere non ci riesco, non finiamo più. Le bandiere dello Stato sardo, dello Stato attuale, sono: la prima bandiera è quella, quella dei quattro mori. Poi diventa questa che dice italiano, non è italiana, è sarda, perché non, l'Italia, quando viene presa questa, la seconda, non c'era ancora l'Italia come intendono adesso. Ci passano tra questa e questa, passano 13 anni. Per 13 anni questa, che vedete, questa di mezzo, è la bandiera del Regno di Sardegna. Questa è quella attuale. Avanti. È tutto Sardegna, ma non lo sentirete. Questa è la carta che taglia la testa al toro. Nel 1860, quindi pochi mesi prima che venisse cambiato il nome allo Stato, tutta l'Italia peninsulare, compresa la Sicilia, chiamata Regno di Sardegna. Tutti quanti diventano sardi. Avanti. Non lo vedrete mai questa carta, mai. Perché praticamente rivela che tutti gli italiani erano Regno di Sardegna, quindi erano sardi. Avanti, vai. Cammina. Se no non ce la faccio. Guardate questo. Questo è un giornale che ho trovato in Inghilterra, è The Illustrated London News. È un giornale, vuol dire le notizie, le notizie illustrate da Londra, no? O la Londra, notizie le illustrate. Cosa dice? Vai avanti. Se voi leggete in inglese, io l'ho tradotto in italiano, ovviamente, cosa dice?
perché nel Risorgimento, vai avanti, nel Risorgimento, no. Ecco, dici che nel Risorgimento il, non so se voi lo vedete, gli austriaci sono passati dal loro territorio, fermo un po', a quello di Sardegna. Ah sì, gli austriaci sono passati dal loro territorio a quello di Sardegna in tre colonne. Due divisioni sono penetrate dalla via di Gravellona e Albiate Grasso, mentre l'altra divisione è entrata nel paese dal Lago Maggiore, sbarcando nella spiaggia sarda del lago, occupando le città di Stresa, Intra, Pallanza e Arona e respingendo i sardi grazie alla superiorità numerica. Quindi sono tutti sardi, insomma. Tutti sardi. Basta. Il restante Lago Maggiore divide i lombardi austriaci nel loro argine di Levante dal territorio sardo che giace lungo le rive di Ponente. Le città principali lungo le rive del lago sono Intra, Pallanza e Arona e sulla costa sarda, e Locarno, Magadino sulla costa svizzera, Lovarno e Sesto sulla costa austriaca. Ecco. Quindi parliamo di confini di Stato sardo. Tutto sardo. Voi questa roba non la vedete mai nella storia cosiddetta italiana. Mai, mai. Eppure è inglese, non è... Avanti, avanti, dai Brunella. No, chi è che manovra? È Maria che manovra. Questo è il cambio del nome. Solo la Gazzetta Ufficiale dice che si chiama Regno d'Italia, ma non la legge. Cioè la Gazzetta si riporta a quello che vuole lei. Avanti, avanti, dai. Forza che non c'è più tempo. Ecco, per esempio, questa non è mica mia. La Toscana forma parte integrante dello Stato sardo. Quando la Toscana decide, che in seguito alla maestà, decide di andare allo Stato sardo. Quindi la Toscana diventa sarda. Sono documenti che non trovate mai nella storia italiana. Ma le monete sono sarde, re di Sardegna, avanti, i francobolli sono sardi, tutto è sardo. E allora mi chiedete, questo è lo statuto e questa è la storia dello Stato attuale è questa. Prima il regno di Sardegna è un pezzo di Sardegna, poi vince Sanluri e tutta la Sardegna, poi la Sardegna occupa il Piemonte e non viceversa, poi tutto insieme occupano l'Italia e attualmente l'Italia è questa. Quindi questa, dove siamo noi adesso, nasce da questa. È chiaro? Sì, eppure... sì, ma professore, ma la motivazione secondo lei è soltanto, come spiegava, sul fatto che nessuno ha voglia di conoscere l'origine umile del Regno d'Italia, oppure ci sono altre motivazioni? Sicuramente no, non si vuole evidenziare la storia di Sardegna. Le motivazioni sono tante. Si vuol fare uno Stato unitario, si deve inventare. È una storia inventata la nostra, quella italiana, quella che ci impongono a scuola. Vai avanti, è finito? Non lo so. No, ancora. Per esempio, ecco, guardate, questo fatto a Livorno nel 57, prima dell'unità d'Italia, cosiddetta, parla di Regno Sardo. Ce ne sono tante, sono tante, io ne ho raccolto. Questa è la legge che cambia il nome al re, no, cambia al re, che dà al re il titolo di re d'Italia, ma non allo Stato. Avanti. Ce ne sono tante, ripeto. Questa è la... ecco, questa dovreste studiarlo, non l'ho scritta io. Questo è la storia. L'attuale Stato italiano non è altro che l'antico regno di Sardegna, profondamente mutato nella sua struttura politica e non meno profondamente mutato nei suoi confini territoriali. Quindi siamo ancora uguali. Ve lo studiate tutti, io ve lo lascio. E questo, professore, è un libro di diritto? Di diritto, sì, diritto costituzionale. Diritto costituzionale, sì. E quindi mica l'ho scritta io. Avanti, dai, che finiamo. Dai, vai, vai. Ancora? Sì, sono tutti libri di diritto. Questi sono, ecco, i testi ci sono, ma tu ben parlano. Le regie truppe sarde, l'armata sarda, però non dicono che è sardo anche prima di questo e prima di questo, cioè 537 anni di Sardegna. Questo non lo dice nessuno.
c'è stato da poco l'anniversario della Costituzione dei Carabinieri. Nessuno dice che i Carabinieri erano del Regno di Sardegna. Avanti, avanti. Soltanto, comunque, i miei documenti sono quasi finiti. Quindi, sì, questo è l'ultimo. Senza il continente... Qui siamo al libro Italia Grande Inganno, che insomma... Che è fatto, che è tutto. Che spiega, no, la dottrina della statualità, anche se ne parla anche in La terza via della storia. L'applicazione. Ragazzi, io ho finito, tra l'altro c'è un... Aspetti, professore, che la vogliamo vedere ancora un momento. Sì. Allora, professore, domande... volevo ringraziare. Venire. Grazie per averci dedicato, per aver avuto questo canale preferenziale. E averci scelto come piccola biblioteca di tutta la Sardegna per poter incanalare il suo discorso. Speriamo che abbia un ampio riscontro, che veramente ci siano dei fatti importanti, dei riconoscimenti importanti a livello regionale, per cui proseguiamo il nostro discorso in maniera più ampia. Ma voi di questo qua lo mettete in rete? Sì, assolutamente. Bene. Perché questa volta c'è stato un discorso compiuto, ricorda che l'altra volta lei ci ha dovuto lasciare frettolosamente e quindi non abbiamo potuto, non avevamo il prodotto. Ecco. Allora volevo ringraziare anche tutti i partecipanti, soprattutto gli storici che ci hanno sostenuto, gli storici oltre allo storico, quelli che ci hanno sostenuto durante tutto il nostro percorso. Salvatore Carda. Sono sicuro che avete imparato. Monica, Salvatore Carda tanti altri di cui mi sfuggono. Guardi, tutti la stanno ringraziando. Bruna, potrei avere quelle pagine dei fiumi di Sardegna, mi dice Salvatore Carta. Gliele mandiamo. Sì, assolutamente, Salvatore. Monica ringrazia, anche Alfredo, insomma, tutti i partecipanti di questa serata. Forza Varis! Buonasera, professore. Le posso mandare un bacio? Un bacio, grazie. Grazie, professore. Grazie, professore. Okay.